Ciao amici di Prepper.it. Quello di oggi sarà un video un po' spinoso. L'argomento di cui andiamo a parlare oggi è dei cialtroni. Allora, è successo in questi giorni che sia Prepper.it, il DPI, tutte le sue divisioni, quindi quella ligure, quella piemontese, quella del Lazio, Toscana, eccetera, eccetera, cominciano a essere un po' infastidite dall'atteggiamento di alcuni personaggi da cui voglio mettervi in guardia. Ci sono in giro dei soggetti che si qualificano non tanto soltanto come prepper, ma come prepper professionisti, che vengono a darvi dei consigli che a dir poco potremmo definire discutibili, che vantano preparazioni o comunque curriculum difficilmente verificabili, titolo di studi di corsi apparentemente inesistenti e che vengono a pretendere di insegnarvi che cosa sia il prepping e che cosa dovete fare. E questo è un grossissimo problema, soprattutto per chi si sta appena avvicinando e non ha molti riferimenti, non ha molti elementi con cui andare a fare il paragone, soprattutto quando questi soggetti hanno l'intenzione di andare a vendervi qualcosa, che sia un servizio, che sia una consulenza, che sia un libro. La finalità è quella prettamente commerciale. La cosa peggiore è quando andate a scavare un attimino e vedete che i consigli che ci sono non solo sono discutibili, possono essere anche molto pericolosi, devono essere necessariamente portati avanti da chi svolge una specifica attività professionalmente, come potrebbe essere il discorso delle suture per un medico. Non fatelo, non ci si improvvisa. Un prepper bravo può essere in grado di improvvisare qualche cosa, ma non di improvvisarsi, non di far finta di essere un medico, di far finta di essere un idraulico, di far finta di essere un poliziotto, cose di questo genere. Un prepper è un prepper, si adatta, ma non si inventa, non crede di essere chissà che. Alcuni dei consigli che troverete hanno una cosa a mio avviso gravissima e pessima, che è quella di cercare di aggirare la legge, quella di suggerire di dotarsi di alcuni strumenti al posto delle armi da fuoco, pensando di eludere la legge, quando invece chi propone queste cose non sa che anche per i metodi alternativi con cui prova a fare il furbo, anche per quelli serve il porto d'armi e tutto quello che ci sta dietro. Allora, personaggi di questo genere devono fare il favore di non definirsi prepper, di non definirsi super esperti prepper, prepper professionisti, prepper della scuola americana, prepper di qui, prepper di là. Non siete niente, siete dei cialtroni. State improvvisando, state inventando cose. Quando si va a vedere quello che proponete è un fantastico copia e incolla di tutto quello che chiunque ha già trovato sui siti americani, molte delle quali non siete neanche riusciti a tradurre in maniera decente e vi fate pescare perché i nomi dei prodotti che non conoscete li avete lasciati tali e quali. Anni fa, quando qua in Italia ancora non c'era, avete tradotto il WD-40 al posto dello Svitol. Ora ancora trovate il famoso Coleman Fluid al posto del Camping Gas, dove il Coleman Fluid in Italia è praticamente impossibile da trovare, se non da qualche parte, almeno la traduzione potevate farla giusta. Quello che voglio dirvi è attenzione a questi maestri del marketing, a questi professionisti del copia e incolla, a questi cialtroni che vengono a proporvi delle cose assolutamente non fattibili e che poi pensano di salvarsi mettendo diciture del tipo gli argomenti ritrattati sono esclusivamente di pura fantasia. Sì, tu di fantasia ne hai molte, si vede, perché le cose che dici non stanno né in cielo né in terra. Il prepping è un'attività seria, è un'attività che punta a preservare lo stile di vita di persone, soprattutto di famiglie. Famiglie dove spesso potremmo avere persone anziane, bambini piccoli, animali domestici e noi vogliamo lavorare per garantire la qualità della vita di tutto un nucleo familiare. Non è un'attività da Rambi, non è un'attività da gente che sembra uscita da qualche telefilm americano, è un'attività per famiglie, quindi il target, la modalità operative, le cose che prendiamo in considerazione sono rivolte in quella direzione. Zombie, fine del mondo, attività apocalittiche, quelle sono cagate che lasciamo molto volentieri alla televisione. Chi per mancanze culturali o mezzi non arriva a vedere le cose in maniera un po' più normale, un po' più pacata, quelle che sono già lì alla luce del sole, ha bisogno di inventarsi scenari da Hollywood per cominciare a far funzionare un pochino, neanche tanto, di cervello.
È quindi fondamentale che nel prepping vengano date soltanto indicazioni sensate, indicazioni che possono essere portate avanti da una famiglia con i limiti che ha una famiglia, e questo non vuol dire che si possa fare poco, anzi ci sono tantissime cose che possono essere fatte, ma devono essere fatte con la testa, devono essere fatte nella maniera giusta, devono essere fatte considerando la realtà, con i piedi per terra. Quindi mi raccomando, ogni volta che vedete un suggerimento, una proposta, un'idea, anche le mie, soprattutto le mie, pensateci voi, ragionateci con la vostra testa, mettetevi lì a dire: io questo lo posso fare con la mia famiglia, questa cosa è sensata. Mettete in discussione tutto. Il primo strumento di un prepper è la testa, cominciate a utilizzarlo esattamente nel momento in cui vi viene fatta una proposta. Valutate se quella cosa che vi viene detta è sensata, senso, non se lo scenario torna, non se la favoletta che vi stanno raccontando farebbe una buona scenografia per un film, ma se l'avete mai visto succedere, se è una cosa che ha la minima possibilità. Partite dal concetto di rischio, guardate l'applauso, possibilità delle cose che vengono proposte, e andate a fare semplicemente uno studio, un reality check, uno studio di fattibilità su quello che vi viene detto. È il metodo più semplice per andare a sgamare un cialtrone. L'altra cosa è fargli la domanda tipo: ma a te è mai capitato? Ma tu lo sai fare? Ma tu l'hai mai fatto? Se uno non è in grado di farvelo vedere o vi parla di cose che non è in grado di fare, lasciate perdere. Se ci tenete la vostra famiglia, se volete essere preparati veramente, se volete costruire qualche cosa per voi e per gli altri che sia solido, che possa essere duraturo, lasciate perdere i cialtroni e prendete le distanze da tutti questi. Ciao, alla prossima e state all'occhio.